costi per la stipula di questo protocollo? Beh, noi crediamo fortemente a queste iniziative in quanto per le imprese della provincia di Salerno è molto importante riuscire innanzitutto a trovare delle forme alternative di finanza che possono consentire alle imprese di affacciarsi al mercato in maniera più forte. In secondo luogo, perché riteniamo importante lo sbocco sui vari paesi che vengono coinvolti in questa iniziativa per far sì che si possa magari affrontare altri mercati e avere altre possibilità per l'economia del nostro territorio. È con grande piacere che ci troviamo qui stamattina, rappresento simbolicamente il mio dipartimento e porto anche gli auguri del magnifico rettore, professor Vincenzo Loia. È con grande piacere, dicevo, che stabiliamo qui questo rapporto di inizio di collaborazione che sarà foriero di ulteriori collaborazioni ancora più complesse. Per ora ci limiteremo ad una fase iniziale di ricognizione del mercato, ma queste iniziative benvengono. Come diceva il direttore, oggi ci riuniamo per avviare questa collaborazione scientifica tra partner importanti e l'Università di Salerno, in particolare il Dipartimento di Scienze Aziendali, è veramente onorato di partecipare perché ha le competenze al suo interno di professionalità e di studiosi, ricercatori che si occupano proprio di analisi del mercato del crowdfunding. Quindi avvieremo questa prima fase con una ricognizione delle piattaforme digitali presenti nell'area mediterranea, ma siamo certi che è solo l'inizio di una collaborazione più ampia che consentirà anche di avviare azioni di sostegno da parte anche della policy e così garantire un ponte con un'area mediterranea così importante. Le si presenta oggi un progetto importante a Salerno, quali possono essere le occasioni di sviluppo e soprattutto nel dettaglio cosa potrà cambiare attraverso questo protocollo d'intesa? Le occasioni di sviluppo sono innumerevoli, soprattutto da un punto di vista nazionale e regionale, il fatto che l'Italia torni centrale nel Mediterraneo per quanto riguarda non solo il settore più generale delle start-up, ma il settore più specifico del fintech. L'Italia è all'avanguardia rispetto all'Europa per quanto riguarda la normativa fintech, tant'è che è appena stata creata la sandbox che permetterà di attrarre società anche dall'estero. E perché no, partendo da Salerno, quindi da una città del Mediterraneo che ha un'università che forma professionisti molto preparati, e perché no verso gli altri paesi del Mediterraneo che stanno, è vero, al di fuori dell'Unione Europea, al di fuori dei classici circuiti economici e finanziari, ma proprio per questo l'Italia, anche per un proprio posizionamento geopolitico, può fungere da hub per queste realtà. Onorevole, non è l'argomento dell'incontro, ma sono giorni particolari per la città di Salerno, ci sono una doppia inchiesta legata anche alle recenti elezioni, Matteo Salvini era stato in città proprio per denunciare anche questi temi, che idea si è fatta? Guardi, non ho seguito da vicino questi temi, di sicuro quando ci sono delle inchieste è corretto e lo dice il sottoscritto che è stato oggetto di attenzioni dal punto di vista giudiziario, è giusto che la magistratura venga lasciata lavorare in tranquillità, in serenità e poi sono sicuro che la verità verrà fuori.